ok, 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova, va bene così. Amici di Gazzetta Regionale, siamo in compagnia di Tuberg Tarri Vernis. Mister, benvenuto, non nella consueta cornice di Gazzetta Regionale, ci ha ospitato la splendida cornice di Palazzo Dama. Mister, partiamo dal recente passato, una firma importantissima, una nuova avventura, questa volta in prima squadra con il San Polten. Quindi ecco, ti chiedo innanzitutto cosa ti aspetti da questa tua nuova esperienza. Sì, questa nuova esperienza è fondamentale per me, questa è stato sempre il mio obiettivo di cominciare questo percorso di allenare una squadra, allenare una prima squadra come capo allenatore, quindi io ho costruito la mia carriera fino ad ora per raggiungere questo obiettivo, quindi sono molto soddisfatto e molto motivato di poter iniziare questo percorso di allenare una squadra così importante e storico in Austria seconda Bundesliga, e quindi sono molto emozionato, molto motivato per questo, e certamente per raggiungere questo obiettivo mio carriera e mio lavori che è successo a Roma, spesso in Italia, è stato molto utile e per la scelta della questa squadra, della società austriaca. Lì c'è una organizzazione ottima, il centro sportivo veramente bello, stadio bello, e una rosa secondo me molto capace di poter crescere e fare anche risultati, e soprattutto c'è dietro una società che ha pieno di fiducia verso di me, che mi ha dato una grande boost, grande entusiasmo, quindi posso dire che sono molto contento per questa nuova avventura mia. Una nuova avventura dopo un'esperienza qui a Roma, nelle giovanili della Roma, e una Roma tra l'altro 2.0, considerando la tua prima esperienza poi con la parentesi dello Spezia. Ecco, partiamo dalla fine del tuo cammino in giallo-rosso. Come giudichi nel complesso questo percorso che hai compiuto da allenatore della Roma? A Roma ho allenato 5 stagioni, ho allenato quasi tutti i gruppi nazionali, tutte le squadre nazionali, da Under 15, Under 16, poi 2 stagioni importanti con Under 18. E posso dire che io mi sono divertito ogni giorno quello che ho speso dentro Trigoria con la Roma. Ho imparato tanto per la mia crescita allenatore, tattico, tecnico, ma anche come persona umana. Mi ha dato tantissima cosa a Roma, quindi io soprattutto voglio approfittare questo a ringraziare la società Roma per questi 5 anni meravigliosi, tutti i giocatori che ho lavorato, tutti i collaboratori che ho avuto nel mio staff e certamente i dirigenti con cui ho lavorato insieme durante questi 5 anni, e questa mi ha dato, oltre di conoscenza tattico, tecnico, calcistica, anche tanta cosa, tante esperienze importanti, aspetto umano, perché è stato il mio primo avventura all'estero dopo Turchia, dopo Galatasaray, e adesso faccio un altro in Austria perché voglio diventare e sto diventando un allenatore internazionale, quindi per questo secondo me poter fare questa crescita di allenatore a Roma è stato secondo me un privilegio, perché Roma è uno della settore giovanile più importante non solo in Italia, ma in tutta Europa, una società dove un settore giovanile che ha lanciato tanti allenatori pure importanti, no? Da Italia pure chi ha lavorato all'estero, quindi se posso io pure diventare uno di questi, e io credo, sono sicuro che diventerò uno di questi, sarà anche grazie a Roma. Ti aspettavi un epilogo di questo genere, con insomma i saluti finali, nonostante durante l'estate per un certo momento si era ipotizzata un tuo incarico sulla panchina della primavera, che poi invece è stata affidata a Gianluca Fanzini? Io sinceramente di questa cosa non ho mai sentito, non ho parlato con nessuno di questa eventuale possibilità. E nella mia testa già avevo all'inizio dell'anno scorso di
della voglia di cominciare a allenare una prima squadra e fare bene lì. E sono molto contento che adesso ho cominciato questo percorso di calcio professionista e allenare una prima squadra. Quindi il mio obiettivo, pure tornando all'inizio dell'anno scorso, la stagione scorsa, era sempre finire in migliore modo, ok? E poi iniziare un percorso di calcio adulti, prima squadra. E sull'altra cosa, veramente non ho avuto nessun contatto da parte della società, e pure non avevo io più voglia di o motivazione di fare un'altra stagione in un campionato nazionale, però per un'altra opzione non ho avuto nessun tipo di contatto. Però io trovo questa pure bene così, e sono molto contento della posizione attuale che c'ero adesso in Austria con St. Pölten. Hai avuto modo di lavorare con due dei gruppi più forti degli ultimi anni che sono passati a Trigoria, con il 2004 e con il 2006. Partiamo da questi ultimi, visto che con loro poi hai concluso il tuo cammino in giallorosso. E nelle ultime due partite, contro l'Atalanta in semifinale e contro il Genoa in finale scudetto, si è vista forse la migliore versione in semifinale di mister Tarri Vernis, però in finale anche la peggiore per certi versi. Non so se tu sei d'accordo e cosa ti senti di dire di quelle due partite. Sì, adesso pure pensando fase finali, ti fa brividi, ti fa emozioni, perché sono i momenti migliori della stagione, più belli della stagione, no? C'è tante emozioni insieme, c'è un lavoro che tu hai portato e creato durante tutta la stagione dall'estate, vuoi vedere alla fine i frutti di questo lavoro, vincendo lo scudetto. Atalanta è stata una squadra veramente molto forte, aspetto fisico, però anche aspetto tecnico, perché se quando tu guardi i risultati, Atalanta è una squadra che ha battuto Inter, se non mi sbaglio, a casa o fuori casa. Una squadra che non ha perso contro il Milan, una squadra sempre fatta i buoni risultati. In più, fase finale, hanno preso tutti i giocatori della prima squadra, okay? Giocatori che ha giocato, ha fatto rosa di Europa League, quindi tutto compreso, no? Quel giocatore che ha giocato contro di noi in semifinale, hanno preso il minutaggio in Serie A, okay? Quindi hanno fatto scendere tutti i giocatori contro noi. Però l'anno scorso, 2006, la mia squadra, abbiamo questi ragazzi, hanno dimostrato un cuore, un'energia incredibile. Secondo me abbiamo gestito ogni fase del gioco molto bene, non solo costruzioni, non solo fase offensiva, però anche transizioni pericolose di Atalanta abbiamo fermato bene, i pressing abbiamo applicato bene, che primo gol nostro all'inizio del secondo tempo è arrivato così, secondo gol nostro è arrivato con una idea di transizione che avevamo parlato in questa partita finale, magari evitare questi rischi, questa zona centrale del campo. Quindi i ragazzi hanno interpretato molto bene questa partita e penso che potevamo fare anche di più il risultato dopo 2-0. Purtroppo abbiamo preso gol, concesso gol, 75esimo, quando eravamo 9. Non so se questa cosa è successa in un'altra squadra, Abbiamo preso gol 9, quando sei 9 giocatori in campo il gioco deve fermare, non deve iniziare che finché almeno un giocatore rientra. Quindi abbiamo preso 2-1 lì, che per questa abbiamo sofferto ultimo quarto d'ora e 20 minuti, però ultimo quarto d'ora e 20 minuti di nuovo niente occasione per l'avversario. Finale poi c'era una Genoa che è arrivato facendo risultati contro Inter, contro Lazio, contro Milan, no? E contro ogni avversario hanno fatto 5-4-3 gol. È una squadra molto molto fisico, Genoa, di nuovo abbiamo trovato un Genoa con tutti i giocatori 2006, ok? Quelli che hanno fatto parte prima squadra, quelli che hanno fatto parte primavera, tutti scesi insieme, ok? Questo è un punto molto importante di sottolineare, ok? Perché dove ha giocato quell'attaccante di Romano, che fa parte pure nazionale Under 19, ha giocato pure questa partita contro noi, ok? C'era quell'attaccante Ecator, che adesso fa parte di uno dei giocatori protagonisti da Serie A prima squadra Genoa. E quindi il terzino Anor, sì, che ha esordito. No, se cominciamo a contare, la squadra è una squadra diversa che quella che ha giocato campionato Under 18. Quindi la strategia di questa partita
era diversa sul aspetto del sistema di gioco, perché contro Atalanta abbiamo giocato 4-2-3-1, invece Genoa abbiamo giocato con 3-4-2-1. E perché ho fatto questa scelta di 3? Perché Genoa non è una squadra che costruisce molto, e era una squadra molto diretta, era una squadra pericolosissima sul contropiedi, quindi il motivo di scelta di 3 difensori dietro era questa. Poi piano gara ero sicuro che aspetto tecnico e di gioco a palleggio noi eravamo bravi e potevamo prendere la partita in mano e dominare questa parte aspetto possesso, così per evitare anche loro pericolosi transizioni, che non volevo una partita pum 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 pum. E quindi ho cercato di scegliere pure centrocampisti tecnici e terzini che possono dare una spinta, e davanti un attaccante che cerca, come Nardozzi, che cerca allungare linea avversario. Dopo però un primo tempo non positivo, perché non dico molto negativo, per essere molto negativo l'avversario deve trovare tante occasioni, ok? Noi parliamo di un primo tempo dove non abbiamo giocato molto bene, però Genoa non mi ricordo occasioni grandi, clamorosi, magari uno, ok? Solo che abbiamo concessi. E abbiamo preso gol, un momento brutto, e i finali sono stati sempre decisi con episodi, purtroppo. Quindi questo gol che abbiamo preso penultimo secondo del primo tempo, dove non c'era un'occasione di gol, e questo episodio ha penalizzato noi di entrare sotto 1-0. Quindi secondo me, se questa partita non entravamo in intervallo 0-0, e secondo tempo andava molto più diverso, perché noi abbiamo capito bene anche che tipo di partita era e prendevamo pure contromisuri. Che è successo secondo tempo? Come fosse 0-0, i ragazzi hanno reagito benissimo. Solo primo 20 minuti di gara di finale, secondo tempo di finale, abbiamo avuto 3 occasioni clamorose davanti alla porta, uno pure a porta vuota. Quindi questa partita di finale e poi un altro colpo di testa di palle native. Quindi secondo tempo abbiamo 4 occasioni nettissime per fare gol, dove non siamo riusciti a metterlo dentro, che questa pure fa parte del calcio, perché episodi in finale ti penalizza, le squadre sono così. E purtroppo secondo me c'è stata una decisione arbitrale sbagliata di rigore, 80esimo, e lì dovevamo pure essere noi più bravi e bravi di rimanere sempre 11 e non fare questi errori di lasciare squadra in 10, che lì praticamente dopo 2-0 e rimanere 10 la partita è quasi finita. Però questa finale, questo percorso fino al secondo posto per me è stato ancora più importante quello scudetto che abbiamo vinto quando 15 l'altro anno, perché calcolando la difficoltà che abbiamo avuto, calcolando energia e lavoro che ogni giocatore, ogni ragazzo che ha messo l'anno scorso, io sono stato veramente orgoglioso e fiero di ognuno di questi ragazzi e di questo risultato. Ecco, anche attraverso i post sui tuoi social nel corso dell'anno hai fatto sempre molto presa sulla dedizione, sul sacrificio, sul lavoro, ovviamente rivolgendoti ai tuoi ragazzi. E nella penultima partita di regular season, che poi vi ha consentito di andare direttamente alle finali senza passare per il primo turno playoff, avete vinto proprio contro l'Atalanta al quarto di recupero grazie a un gol di Lulli. E lì c'è stata un'esultanza tua molto particolare, sei corso dietro la squadra per festeggiare insieme a loro e oltretutto ti sei anche tolto la maglia. Qualcuno l'ha vista un po' forse come un'esagerazione, però credo ci fosse stato un motivo dietro quell'esultanza così sfrenata per certi versi. Vabbè, se qualcuno lo ha visto come esagerazione, sinceramente a me non interessa per niente. Perché io quel momento ho sentito così e ho fatto una esultanza insieme con la squadra che non avevo mai fatto prima. È stata una cosa di quel momento spontaneamente uscito fuori, dopo una gara lottato veramente,
dopo una gara di grande, grande sacrificio, di nuovo dopo una gara che Atalanta ha giocato con tutti i giocatori scesi da seconda squadra e prima squadra. Noi siamo stati molto uniti e alla fine è uscito fuori questa esultanza. E non dico che sono molto contento di aver fatto questa, giusto fare così, no. Però in questo momento ho sentito questa voglia, parte mia, di essere insieme, abbracciare i miei giocatori, e è uscito fuori questa cosa. A proposito di grandi gruppi, hai lavorato anche con quello del 2004, stiamo vedendo ora ancora poco forse tutto il loro potenziale, giocatori come Missori, come Mastrantonio, Pisilli, Pagano, Cherubini, Gemelli d'Alessio, insomma una squadra di altissimo livello. Non a caso con loro poi hai vinto lo scudetto nel tuo primo anno a Roma. Ecco, ti chiedo cosa ti porti dietro di loro e di un gruppo così forte, forse il più forte in assoluto negli ultimi decenni di settore giovanile della Roma. Sì, è un gruppo veramente forte, 2004, sull'aspetto tecnico ma anche aspetto velocità. 2004 sono giocatori veramente molto veloci, no? E Cherubini, quel momento Liburdi, Terzini, enorme velocità, tipo Leo D'Alessio, Missori, immagino fascia destro che c'è questa concorrenza tra questi due giocatori di tecnica, livello tecnico alto, anche velocità, sinistro Falasca, e pure vari centrocampisti forti, quindi un gruppo tecnico e aspetto fisico molto forte. Non dimentichiamo però anche quell'anno, dicendo questo che forte, come abbiamo cominciato, perché quando ho preso gruppo all'inizio facevamo veramente fatica, no? E contro Napoli a casa abbiamo fatto il risultato giusto. Siamo andati a Crotone, che Crotone ha finito stagione con tutto rispetto ultimo classifica, lì abbiamo preso 3 gol. E questa squadra che dove abbiamo preso insieme con lo staff, che quell'anno Under 15 avevo un staff fantastico con gente mitico di Roma, tipo Prof. Chialastri, grande dirigente Cicchetti, fisioterapista Palvella, un gruppo veramente che io porto ancora insieme con la mia famiglia, come quelli dell'anno scorso avevo Under 18 a Roma, e quindi con loro abbiamo fatto un grande lavoro quest'anno. E questa squadra è stata una notte mattina cambiato. Se vedi l'ultima partita che abbiamo giocato contro Milan, finale e semifinale, e come abbiamo cominciato la stagione. Quindi io porto tutto in storia, tutte memorie belle, però anche con 2005, perché con 2005 pure abbiamo fatto un grande lavoro. Secondo me tanti giocatori sono cresciuti e magari caratteristica di squadra, i giocatori erano più diversi, però con tutti porto con me. 2004 pure non si deve mai dimenticare un giocatore di grande personalità come Pagano. Del tuo lunghissimo percorso come allenatore di settore giovanile, cosa porterai dietro in questa tua nuova esperienza ora in prima squadra e invece su quali aspetti sicuramente non lavorerai? E sinceramente io ho avuto la fortuna, prima di arrivare a Roma, allenare a Galatasaray come collaboratore e tante stagioni accanto a allenatori importanti, tranne questi c'è pure allenatori che ha lavorato in Serie A Italia. Cosa è totalmente diverso, o non totalmente diverso, un po' diverso, che si deve capire la differenza tra settore giovanile e prima squadra e gestione del gruppo, ok? Quindi lì ormai sono tutti giocatori adulti, tutti giocatori che giocano per un motivo, e ormai crescita per arrivare un posto, una squadra è completato, e dove il risultato ha più importanza, che secondo me pure il settore giovanile è sempre così, però ormai prima squadra non si dice altre storie, se prima squadra si parla solo del risultato, e certamente questo risultato puoi fare in lungo termine di più, puoi avere più base e più continuità se lo porti con un gioco bello, un gioco propositivo di aspetto offensivo e difensivo. E porterò con me sicuramente mia conoscenza tecnico-tattico in questi anni che ho accolto a Roma, e ho lavorato, perché ho nominato qualche staff importante, ho lavorato pure preparatori fortissimi le ultime 2 stagioni
insieme con Prof. Palmieri, e con ognuno di loro penso che ho dato qualcosa, però pure io ho imparato di questo staff e tante loro esperienze, mia esperienza insieme porterà a questa nuova avventura in Austria. Sei stato un allenatore giovanissimo, tra i primi a conseguire la licenza UEFA Pro a soli 29 anni e parli 5 lingue, probabilmente ora ne arriverà un'altra con l'austriaco. E ti chiedo, sei un allenatore anche che ha girato molto, anche nonostante insomma, gli impegni con la Roma e durante le soste insomma, sulle storie di Instagram ti ho sempre visto in giro per l'Europa per aggiornarti, per studiare, e quindi sei uno che ci tiene in particolar modo a un costante aggiornamento per il proprio ruolo. Ti chiedo quanto è importante questo per un allenatore giovane che come se dovessi dare un consiglio a un profilo giovane che sta iniziando questo percorso. Eh sì, secondo me parlare le lingue sicuramente ti aiuta soprattutto per capire bene e fare empatia con il tuo giocatore, e si aiuta per avere un rapporto diretto con la persona e non usare una persona tramite per parlare con la sua lingua. Secondo me si può entrare testa di giocatore in modo molto più efficace, che io sono un allenatore veramente che un allenatore molto demanding, io richiedo molto del giocatore, quindi guardando occhi a occhi e parlare la sua lingua secondo me aiuta. E sull'aggiornamento, certo, aggiornarsi è importante, senza dimenticare che calcio o fare allenatore non è mai copy paste. Io ho imparato con allenatori che ho lavorato insieme, cerco di guardare le partite come dici tu, e quando c'è la possibilità di fare viaggi in altri paesi per guardare altri campionati, allenatori. Però secondo me un allenatore deve avere sempre la sua strada chiara, la sua idea forte e portare questa avanti, poi aggiornare, mettere qualcosa, certamente fare piccoli ritocchi è importante. Dicevamo, il tuo cammino a Roma è finito come è finito, anche allo Spezia avevi svolto un buonissimo lavoro durante quella stagione, però poi insomma non so se la società o tu avete deciso di separare le strade. Dico in generale, soprattutto considerando un po' gli ultimi anni in cui non c'è pazienza per aspettare gli allenatori, ti chiedo, secondo te in generale c'è riconoscenza verso questa figura? E se davvero andiamo in una direzione in cui dopo due partite un allenatore viene esonerato ed è la normalità? Secondo me siamo allenatori, siamo noi professionisti e dobbiamo capire anche la realtà di questo lavoro, e perché alla fine la società prende decisioni e uno deve rispettare a queste decisioni senza drammatizzare troppo. Io sinceramente ho lasciato pure Galatasaray per venire a Roma, poi ho lasciato Roma, andato a Spezia, da Spezia tornato a Roma, adesso ho lasciato di nuovo Roma e comincio questa percorsa in Austria, e che fino ad ora sono riuscito di portare la direzione passo a passo davanti come volevo io. E certamente un'avventura inizia, poi alla fine finisce, quindi questo dobbiamo accettare, non ci sono sempre belle cose nel calcio, si deve sapere pure dire addio in modo elegante e sempre essere, secondo me, ringraziato alla società in cui lavori, perché questa è la realtà. Tu firmi un contratto, alla fine magari questo contratto finisce rispettando quel tempo oppure finisce primo, però alla fine sicuramente finisce questo contratto, quindi secondo me un allenatore deve capire questa realtà e deve dare sempre il suo migliore sforzo per fare sì buoni risultati, ma anche rispondere alla richiesta particolare della questa società. Qual è degli allenatori, diciamo, più navigati di prima squadra, uno che vedi come tuo mentore per idee di gioco, per idee magari di relazione con il gruppo? Relazione con il gruppo, ho avuto la fortuna l'anno scorso avere un rapporto veramente vicino con José Mourinho, è un idolo per me, è una persona che io ho seguito da piccolo,
adesso purtroppo allena Fenerbahce, però l'anno scorso ho imparato pure tanto di lui, un allenatore proprio mitico che ha fatto pure molto bene a Roma, quindi posso nominare primo subito Mourinho. Poi altri allenatori che lo seguo certamente, ma mi piace pure il modo come lavora Antonio Conte, ovunque è andato ha cambiato il mindset, cultura di lavoro, vedi le squadre quanto ha cambiato, vedi il sacrificio che i giocatori fanno a un'organizzazione difensivo, offensivo, molto chiaro, che concede veramente poco e molto di più che avversario. Poi ci sono pure allenatori che, vedendo l'ultima partita un po' di Stuttgart, Hoeneß, che gioca un calcio diverso, no? Molto positivo con la palla, gioco per attaccare, per tenere più possesso palla, magari un profilo un po' più diverso di Conte o Mourinho che ha contato, però questa pure mi piace. Sarri, un allenatore che rispetto tanto, no? Secondo me a Lazio ha fatto pure un ottimo lavoro con la rosa che aveva in mano, un calcio di possesso e valorizzato tutti i suoi giocatori. Quindi ci sono certamente in primis punti, mi sono arrivato a mente questi allenatori, però ripeto, io non faccio con i face nessuno, io sono Nathan Di Vermis e cerco di creare la mia strada, il mio stile. Per quanto riguarda Mourinho, ti chiedo se negli anni in cui siete stati insieme a Roma hai avuto modo di relazionarti con lui, di confrontarti su qualcosa. Sì, certamente, questa prima stagione di Under 18 mio non ho avuto tanto, però lui sempre veniva a guardare le partite, che per me è stata una grande spinta pure vedere Mourinho guardare le partite, un punto di riferimento per me, così che è lì. Ti guarda i tuoi giocatori. Poi l'anno scorso a inizio stagione ho avuto il modo, perché allenavamo noi in mattina agli stessi orari, di incontrarlo come persona, e lì abbiamo cominciato a avere un dialogo personale che porto fino ad ora, e poi ho mandato un messaggio, siamo scritti dopo che ho firmato adesso con St. Pölten, e quindi certamente ho cercato di prendere i suoi consigli, che per me e veramente ha un valore molto importante. Dico pure, ogni volta parlo con lui e mi ha dato una spinta, motivazione ancora di più. Quindi una cosa che mi ha regalato pure Roma è questo rapporto special con Special One. Grazie mister, è stato un vero onore. Amici di Gazzetta Regionale, abbiamo avuto con noi Tuberk Tarri Vermis, ora pronto per questa nuova avventura. Rimanete sintonizzati come sempre sui nostri canali per, chissà, magari una prossima intervista o a Barcellona o in Austria, o magari con José Mourinho se ci sta guardando. Grazie a voi, è stato anche il mio piacere.